persone lo accolgono in silenzio, un silenzio che urla domande ancora senza risposta. Chi ha rapito Giulio Regeni? Chi l'ha torturato a morte? Chi ha taciuto e continua a farlo? Se fossi stato qui avresti combattuto per arrivare alla verità, lo faremo noi per te, dice uno dei tanti amici che prendono la parola per ricordarlo, idealista ma con il rigore da studioso. Ciao Giulio, mi hai insegnato tanto, così lo saluta la madre Paola, insegnante. Un funerale senza simboli o bandiere, un funerale bilingue, italiano e inglese per i tanti amici di Giulio arrivati dall'estero, un funerale multiculturale con la presenza di rappresentanti di fedi diverse, una cerimonia che assomiglia alla vita di questo ragazzo cosmopolita e aperto al mondo. Cercava la giustizia, la libertà, la verità non verrà mai fuori. Chi la cerca, quella verità, è confuso tra la folla e il PM, titolare del fascicolo per l'omicidio Regeni, arrivato da Roma per raccogliere le testimonianze dei colleghi di Giulio venuti dall'estero. Tre di loro hanno già raccontato che il ricercatore temeva per la sua vita. Do you know if he was afraid of something? Sorry, I can't comment. Non possono parlare, hanno la consegna del silenzio fino a quando non li avrà ascoltati il magistrato. A pochi metri dalla fermata della metropolitana, vicino alla casa dove viveva, Giulio Regeni è stato fermato da due uomini, probabilmente agenti in borghese, e portato via. Un testimone lo ha raccontato agli investigatori italiani arrivati qui al Cairo che stanno collaborando con le autorità egiziane. Un racconto che scardina del tutto ipotesi come quella dell'incidente stradale che la polizia locale aveva avanzato subito dopo il ritrovamento del corpo del giovane lungo la strada che porta ad Alessandria. Giulio aveva paura e non l'aveva nascosto ai suoi amici. I suoi contatti con esponenti dei sindacati indipendenti su cui stava conducendo delle ricerche gli avevano attirato l'attenzione dei servizi di sicurezza. Il nostro governo continua a chiedere che venga fatta piena luce. Non è accettabile che ad un giovane ricercatore europeo al Cairo avvenga quello che è avvenuto e che ci siano dubbi sulla possibilità di fare piena chiarezza sulle responsabilità e sulle dinamiche della sua morte. E anche l'Europa si schiera a fianco dell'Italia. Qui in Egitto intanto proseguono interrogatori di massa. Oltre 500 persone sono state ascoltate in 8 giorni, ma al momento non hanno portato ad alcun risultato.